Partiamo, raga, con i video di oggi, perché oggi abbiamo un bel po' di video belli informativi, andremo molto lunghi. No, io non succhio i peni, Gematria. Allora, Gematria, oggi ci presenta un bel video che si chiama Che fine ha fatto Andrea Di... Mi prude un capezzolo. Ok, stavo dicendo... Scusate per questo intervento. Stavo dicendo, che fine ha fatto Andrea Di Pre? Una bella domanda che vorrei porre un attimino anche a voi. Bella domanda, raga. Che fine ha fatto Di Pre? Io sono tipo stato arrestato, si fa di cocaina, insomma un personaggio pericolosissimo, quindi vai. Ma voi vi siete mai chiesti effettivamente che fine cultura generale i personaggi nel corso del tempo? Ecco, dov'è finito Samir di Rap Rumeno? Ma chi è Di Pre? In che senso chi è Di Pre? Perché io è Di Pre? Questa strana cosa, ragazzi, che ogni tanto non ci riesco a dormire la notte pensando a che fine possa aver fatto X personaggio o X tizio che diversi anni fa magari dominava la scena di YouTube Italia o comunque su internet. E questa notte mi sono chiesto che fine ha fatto Andrea Di Pre. Ma ve lo ricordate Andrea Di Pre, ragazzi? Era minchia, la voglia me lo ricordo. Comunque, grazie a Sei Stato Poldo Lollato per i 17 bit, grazie a Messingo 33 per il Prime, Lorisse per il terzo mese, Sismetal che regala un abbonamento a Huawei. Ciao Simo, bentornato tra i sub. Grazie Sismetal per l'abbonamento. Dale Punk, grazie del sesto mese. E basta, ringrazio a tutti gli altri. Viva Capo Pastore. Quel tizio che andava in giro a intervistare gente assolutamente sempre più inquietante, gente sempre più assurda. Ed effettivamente questo tizio qui, che fine ha fatto? Prima di capire che fine ha fatto, dobbiamo un attimo capire da dove arriva, dobbiamo un attimo capire come è spuntato fuori e soprattutto un minimo qual è la sua storia, molto in breve. Perché non so quanti di voi sappiano che effettivamente Andrea Di Pre c'ha un background parecchio. Vabbè, partiamo già dal presupposto che è stato, se non sbaglio, buttato fuori dall'albo degli avvocati. Cioè è stato proprio rifiutato, quindi comunque lui di essere era un avvocato prima di essere stato tolto dall'albo. Parecchio lungo e sostanzioso. Ma prima di farlo, ragazzi, ovviamente vi ricordo che se questo video vi piacerà potete lasciare un like per farmelo capire e in generale potete iscrivervi al canale. Grazie, avrebbe molto Giuseppe Simone, grazie a lui. È vero. Per il resto, cosa c'ha questo? Cominciamo questa lenta discesa negli incubi che probabilmente pensavamo tutti quanti essere sopiti. Andrea Di Pre nasce nel 1974 a Tione di Trento. Ha sorelle, parenti che non ci interessano perché non siamo su Wikipedia. Quello che ci interessa è che ha ricevuto una ferrea educazione cattolica che lo ha spinto a tentare una carriera ecclesiastico-politica, cioè Di Pre, ecclesiastico. Bene. Capito? Mettigli in testa ai ragazzini l'educazione così, vedi che. Esatto, io credo sia diventato proprio così per via della sua educazione, cioè tipo ce l'ha avuta così tanto sulle palle che alla fine è diventato il contrario, ha creato l'anticristo. Si laurea in giurisprudenza e diviene avvocato dopo 3 anni di praticantato presso il Tribunale di Napoli. Come se non fosse abbastanza, nel corso del tempo diventa addirittura presidente del Consiglio Pastorale Provinciale e avvalendosi di questa carica si mette a sbarcare in televisione regionale con la rubrica Vita in Diocesi su Telepace. Cosa? Aspetta. Presidente del Consiglio Pastorale Provinciale. Presidente del Consiglio Pastorale Provinciale. E avvalendosi di questa carica si mette a sbarcare in televisione regionale con la rubrica Vita in Diocesi su Telepace. Alcune ispezioni di questo... Ma poi su Telepace fa ridere che Di Pre andava su Telepace in modo serio, attenzione. Tra l'altro finiscono su Blob. Per chi non lo sapesse, Blob è un programma che spero sia ancora in onda su Rai 3. Parecchio strano effettivamente, perché sono tanti ispezioni, tanti programmi diversi, tutti quanti slegati tra loro, solo così, un mashup. Dopo questa overdose di chiesa, Di Pre comincia ad odiarla e quindi comincia a sputare su tutto quello che è stata fino a quel punto la sua vita. E in realtà è stato un po' un rapporto di amore e odio, perché anche la chiesa poi non ha più visto di buon occhio Di Pre, perché ha cominciato a stare in programmi in cui c'erano presentatrici nude, roba. Ma dal 2001 incomincio a fare il critico d'arte. Dal 2001, quindi qua parliamo proprio pre-internet, ok? Pensavo fosse più recente sta roba di Telepace. Wow. Ragazzi, Di Pre penso che sia una delle persone più assurde che abbiamo mai avuto su YouTube Italia. E comincia quindi a sponsorizzare sul suo programma le scelte di Andrea Di Pre dei pittori sconosciuti o semisconosciuti che... Osvaldo Paniccia! Volevano un po' di fama. Qui comincia anche a prendere parte ad alcuni programmi di Gene Gnocchi, al Maurizio Costanzo Show. Quindi, cioè, dobbiamo capire che Di Pre non è mai stato un personaggio troppo lontano dalle videocamere, anche del piccolo schermo. Scusatemi, ma Di Pre al Maurizio Costanzo Show? Di Pre Maurizio Costanzo Show.
Allora, non lo trovo, però si vedono... Spettatori veri, gente di prestigio del... Manchester City e Paris Saint-Germain sono le uniche due squadre. Questo è del 2015. Ok, molto probabilmente è roba che ormai non si trova più nemmeno sui social, però wow. Fermo anche la televisione, comunque ha sempre fatto questa roba qui. Nel 2011 partecipa anche alla trasmissione Mi Manderei 3, nella quale viene accusato di aver truffato i suoi clienti pittori, ed è la stessa clip che probabilmente i più veterani di voi ricorderanno, in cui si mette a litigare con Achille Bonitoliva, strillando «Chi ti conosce? Chi ti conosce?» Sono vecchio. Dopo questa roba... Vabbè, questo è chiaro, ce le fa. Ma chi ti conosce? Ma chi ti conosce? Poi viene cancellato dall'albo degli avvocati e attenzione, qui c'è un particolare, perché molti pensano che Andrea Di Pre sia stato radiato dall'albo degli avvocati, ma in realtà è stato solo cancellato, quindi può riscriversi in qualsiasi momento desidera. Il suo lavoro in televisione diventa più difficile perché comunque si è rovinato un po' la reputazione, tutti quanti sanno che Andrea Di Pre, e quindi un bel giorno dice, ma sai che, ma lo facciamo un bel canale YouTube? Canale... Ok, quindi si è rovinato la reputazione. Mamou, grazie del Prime e grazie anche a Il Vero Vecio per i 100 bit. Che cosa hai da dirci, signor Vero Vecio? Mi dica. Cosa hai contro Iemo? Qualsiasi cosa fai bene. I tubi in cui inizi a mettere le interviste di ormai pochi clienti invece di spedirgli. Grazie per i bit, bello. Come faceva prima. Da qui, ragazzi, fai il botto. Infatti, l'inizio del filone dei suoi assurdi personaggi che porterà più avanti non avviene assolutamente per volere suo, perché sì, prima aveva fatto altre interviste che più o meno erano scoppiate, ma il caso di Giuseppe Simone è stato uno di quei casi che tutti quanti si ricordano. Ma infatti qua non era Andrea Di Pre critico d'arte, ma era Andrea Di Pre per il sociale. Ad oggi ancora Giuseppe Simone, probabilmente sarebbe da fare un video anche su Giuseppe Simone. Ma per una strana circostanza c'era una ragazza infastidita da Giuseppe Simone. Madonna, ma tra l'altro ragazzi, di recente Giuseppe Simone è andato in live da Grimbaud o da Omiato, allora non mi sto ricordando, e gli hanno fatto la domanda che libro stai leggendo, e ha uscito un libro molto bannabile scritto da un personaggio storico che non andrebbe nominato in diretta Twitch, però appartiene alla Seconda Guerra Mondiale. Fa con tutta fierezza: ah sì, sto leggendo sta roba. Ma tutto bene! Simone, che era un personaggio già abbastanza conosciuto di per sé all'epoca, in negativo ovviamente, che del numero di Andrea Di Pre spacciandolo come suo al disoccupato pugliese per toglierselo di torno. Giuseppe Simone chiama quindi Andrea Di Pre pensando di star chiamando una ragazza, e ad Andrea Di Pre si accende la lampadina. Perché non intervistare i vari fenomeni più o meno da baraccone che il web riesce a generare, e quindi generare soldi, e quindi generare fame, e quindi... Aspetta, non ho capito. Si accende la lampadina. Perché non intervistare disoccupato pugliese, ovviamente, che del nome Simone, che era un personaggio Simone. Ma per una strana circostanza c'era una ragazza infastidita da Giuseppe Simone, che era un personaggio già abbastanza... Che non era Giulgattina. Giulgattina è dopo, se non sbaglio. Di per sé all'epoca, in negativo ovviamente, che del numero di Andrea Di Pre spacciandolo come suo al disoccupato pugliese per... Quindi questa ragazza dà il numero di Di Pre a Giuseppe Simone spacciandolo per il suo, in modo da toglierselo dalle palle. Di Pre viene chiamato da Giuseppe Simone e ha l'idea di intervistare. Io non ho parole, ma perché questo Giuseppe Simone ha accettato di farsi intervistare per un problema che aveva con una ragazza? Io non lo so, io non capisco queste cose. Ciao Edward, meanwhile, bello, come stai? Grazie di cuore per la sub, spero di dover bene. Scrivi in chat, punto esclamativo Telegram, ed entra nel gruppo Telegram dei sub. Ragazzi, Prime, avete la sub gratuita, vi aspetto. Toglierselo di torno. Giuseppe Simone chiama quindi Andrea Di Pre pensando di star chiamando una ragazza, e ad Andrea Di Pre si accende la lampadina. Perché non intervistare i vari fenomeni più o meno da baraccone che il web riesce a generare, e quindi generare soldi, e quindi generare fame, e quindi fare tutto questo? Perché sì. E non credete che quello che ha fatto Di Pre sia tanto diverso da quello che fanno tanti streamer su Twitch ad oggi, eh? Probabilmente è solo che Di Pre si è... Assolutamente ha ragione Genovate in questo caso. Così tanto in là dall'essere l'ombra di se stesso ad oggi. Della prima storica intervista con Giuseppe Simone, che tra l'altro ha superato le 2 milioni di visual, inizia una serie di interviste, chiamiamole così, in cui Andrea Di Pre sta lì, completamente assorto, completamente rincoglionitissimo, in cui... Oh mio Dio, cos'è questo frame?
mi mette profondamente a disagio. Solo perché c'è una femmina, ovviamente. No, no, sto scherzando. Ciao, Sbeve! Sbeve, grazie per il Prime, Sbeve! Punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Grazie di cuore, bello. Mi dice soltanto, ah, bello, com'è? Tutto a posto. E il tizio straparla, dice cose assurde, che poi diventano dei meme, ragazzi, che io ancora oggi mi ricordo. Ci sono pochissime persone che effettivamente una volta intervistate da Di Preglia hanno fatto fare una brutta figura. Tutto il resto sono persone che, comunque, volevano fama, ma non avevano assolutamente le carte in regola per averla, almeno in maniera decente. E quindi, non so, immagino pagassero Di Pre per comparire in queste trasmissioni e... Addirittura pagavano Di Pre. Allora, io mi ricordo, e raga, aiutatemi anche voi in chat a ricordarci di questi personaggi storici. Io mi ricordo un certo Eddie intervistato da Di Pre che cantava una canzone. Mi ricordo il Puma, che tra l'altro è morto di recente. Mi ricordo Osvaldo Paniccia. Mi ricordo Peppe Fetish. Mi ricordo Rosario Muniz. Mi ricordo la bambina che bestemmiava. Non è morto il Puma? Il Puma non è morto. Boh, vabbè, non mi ricordo. No, non mi sa che era morto qualcuno di recente. Vabbè, scusatemi. Sara Tommasi. Ecco, era l'Eminem Veneto, Eddie. Dopo li rivediamo. Enrico Pasquale praticò, è vero. Nana Puttana, no. Luigi D'Oro. Lorenzo vale tutto. Oh mio Dio, Lorenzo vale tutto. Ciao, ragazzi. Oggi andremo a vedere come si apre una porta. Bravissimo. Anche Dario Fashion Blogger, secondo me, poteva essere intervistato da Di Pre se fosse stato tipo nel 2012. Però, raga, Lorenzo vali tutto. Vi ricordate Lorenzo vali tutto e i suoi tutorial su come si rutta? Piano. Che cos'era questo? Perché non inizi a fare gameplay come Di Pre? Non posso fare gameplay come Di Pre perché non ho la PlayStation. Non sarebbe figo? Tra l'altro l'ho stoppato sul pedo. Sì, sarebbe figo. Il modico. Perché non ho la PlayStation. Sarebbe figo? Scoreggia? Sorriso? Sì, sarebbe fico. I tempi comici di questa cosa. No, la PlayStation. Non sarebbe fico? Sì, sarebbe fico. Però... Anche Caparezza è stato intervistato, scusa. Che vuol dire Caparezza è stato intervistato da... Cosa? Cosa? Trovati da Andrea Di Pre. Andrea Di Pre per la musica. Un monarca assoluto della musica in Italia, Caparezza. Pure allo Zigat te l'ho messo, ma è incredibile. Ovunque lo metto. Sì, che devo dire? Che devo Caparezza, fare? Sei straordinario. Grazie, grazie. Un messaggio, beh, intanto non me lo posso permettere, sì. Addenti la plutocrazia moderna con una necessità dei giovani. Già sei non sento niente. Plutocrazia? Plutocrasi? Plutocrasi. Sì, 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 tanto posso solo dire sì. Questa è la questione. Mi vuoi fare un regalo? Sì. Mi fai un regalo, Caparezza? Sì. Mi dici solo, non me lo posso mettere nel tuo modo? Non me lo posso. Tanti auguri, Andrea. Caparezza, grazie. Mega disagio lui! Mega disagio! No, vabbè, comunque Caparezza riesce anche a rimanere nel suo sé anche quando si trova davanti a un'intervista del genere. Most popular. Enrico Pasquale praticò, Andrea Di Pre, bello figo gu, vero? È nato con Di Pre, bello figo gu. Sara Tommasi, Andrea Longi, quello che poi è andato in carcere per non mi... Cioè no, è andato in tribunale per non so quale motivo. Sasha Grey con Di Pre, ok. Camioncino. Eddie Leminep Veneto, porca troia. Giuseppe Sapi era nato con Di Pre, oh mio Dio, me l'ero dimenticato. Pietro Valti, vabbè, lui non è nato con Di Pre. Il 90% di sta roba è porno. Francesca Cipriani mostra la sua tetta tatuata. Giuseppe Simone picchia Andrea Di Pre. Ascolta, cos'è sta
Ah, cazzo! Non l'ho fatta io sta qui. No, che tu praticamente hai accesso libero alle gambe. No. E io... Cos'è questo meme? Ma poi ha la maglietta, ma che cazzo di maglietta? Giuseppe, non l'ho fatto io sto qui però, No, allora, no. Ascolta, no, qui non ci siamo, hai capito? Ma che cazzo... Ah, aiuto, figa! Hai capito? A me mi devi rispettare. Ma non l'ho fatto io, ma sei impazzito. Ha capito? Tu sei un critico d'arte. Grazie. Ma a me sta roba non me la devi vendere. Non l'ho fatto io sto qua. Vaffanculo. Madonna che sbella, figa. Ma poi com'è entrato nella sua cosa di... Vabbè, mica i video di Christian Heinz. No, oppure Matteo Montesi, raga. Matteo Montesi pure con Di Pre, o no? No, mi sa che Matteo Montesi non era con Di Pre. Però c'entrava Christian Heinz con Montesi, perché mi ricordo Matteo Montesi faceva... Guai a te, Christian Heinz! Guai a te! Comunque, Luca, grazie del Prime, bello. Luca7640, grazie del Prime. Vi ricordate il video di Matteo Montesi che si butta nel fiume? E tipo viene risucchiato, se non sbaglio, dal fiume? Forse qua si vede? No, questo è un tributo a Matteo Montesi. C'era un video di Matteo Montesi che si buttava nel fiume tipo e non riusciva più a risalire. Un miracolo. Dentro il fiume. Può essere? Liberaci dal male, ame. Padre nostro che sei nei cieli, sei santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Madonna, vabbè, oppure ce n'è un altro dove tipo a un certo punto trova un topo morto in autostrada, un gatto morto, lo prende e lo inizia tipo ad annusare, a metterselo in faccia, qualcosa di tremendo. E nulla. Di Pre comincia a intervistare letteralmente gente assurda, inquietante, dei fenomeni da balcone. Alcune volte gente con qualche problema, delle prostitute, dei personaggi della TV spazzatura, e a volte ha intervistato addirittura delle persone che in realtà sono persone di tutto rispetto, come per esempio Salmo, Caparezza. Al momento non mi vengono in mente altri, ma ci sono anche altri. Esistono delle interviste di Andrea Di Pre, in cui come ospite c'è qualcuno di molto molto rispettabile, e la differenza si vede tranquillamente. Di Pre appare veramente come uno che sta lì e vorrebbe dire qualcosa, ma viene completamente asfaltato, tipo l'intervista con Salmo. Ma una delle cose principali, ragazzi, è come non ricordarsi di Franky Commando. Cioè, è proprio... Io mi ricordo di questo tizio, era quello che tipo... Ora là, tutto così, e poi faceva tipo le flessioni per terra, o forse era con l'uvetta fissato... L'uva passa e non saluta, ecco una l'uva roba passa del genere. E non saluta, perché Fede Rossi è sempre... Ah, vero, parlava tutto così, i flauti. E stato... ora mi sono ricordato. Bello. Non ce la fa a non dire o fare qualcosa che non faccia ridere la comunità. Perché Rosario Muniz ha questo baffo, ragazzi? E sta venendo picchiata da... Io non che mi stavo Albana, perso. Cioè è proprio impossibile, è più forte di lui. All'inizio quindi Andrea Di Pre era una persona che tutti quanti prendevano in simpatia, perché ti portava questa gente assurda che dicevi: oh, aiuto, dove la trovati, com'è possibile? Ma a un certo punto la grande fama positiva che per qualche motivo Di Pre è riuscito a portare su internet viene capovolta dalla sua probabile vera natura, dal suo probabile vero Andrea Di Pre, soprattutto per le interviste all'ex showgirl Sara Tommasi, reputa all'epoca dal suo famoso ed inquietante film Hard, e con la quale poi Di Pre avrà una discussione. Chi è Sara Tommasi? Io non... Cioè, mi ricordo per Di Pre, ma non pensavo fosse famosa. Chi cazzo è Sara Tommasi? Ora lo cerco. Sara Tommasi. Ex modella, è una showgirl. Che vuol dire showgirl? Io non so che lavoro sia. Madonna, questa è Sara Tommasi oggi. È un po' diversa dalle foto di prima. Sara Tommasi condannato il produttore del film porno. Cos'è questo video? Oh mio Dio, che cosa atroce! Chi mai vorrebbe segarsi su una cosa del genere? È tremendo!
Vabbè, in realtà questo è tipo quella roba che c'hanno in Giappone, di tutti voi che alle fiere del fumetto mettete queste magliette con le facce dei cartoni animati, cioè degli anime, scusate, degli hentai. Però è versione italiana, credo. Ah, è Gao Face, esatto. Scussa relazione. Infatti, dai video che Dipre metteva in giro, pareva che Sara Tommasi non avesse tutte le rotelle a posto, nel senso, pareva che Sara Tommasi avesse veramente qualche problema. Mi sembra di aver letto che avesse dei problemi che poi sono stati effettivamente diagnosticati, ma non vorrei sbagliarmi, quindi nel momento qualcuno mi colga in fallo su questo, mi corregga nei commenti, perché lo sto dicendo senza nessuna malizia, cioè mi ricordo così. Erano dei video in cui questa qui si spogliava senza nessun contesto nei video di Dipre, ed era parecchio inquietante da vedere. Non so quanti di voi sanno che Dipre ha girato un video hard con Ariella Ferrere. Non so perché lo so, però lo so. Da lì in poi Dipre ha cercato. Chi è Ariella Ferrere? Ragazzi, ma no, cioè, ci sono questi Ariella. Però li cerco qua perché sembrano porno star. Ferrere, attrice pornografica. No, purtroppo mai visto. A colombiana. Perfetto. E poi Lori Midorikawa. Oh mio Dio. Andate di pre la ragazza che si ciba di sperma. Oh mio Dio, questa tizia ma si ciba di sperma. Ok, basta, non voglio più. No, basta, andiamo avanti. In tutti i modi di scioccare sempre di più lo spettatore, con vari inquietanti personaggi al limite della decenza umana. Potrei ricordarvi Rosario Muniz, che già abbiamo trattato in un precedente video. Potrei ricordarvi tanta gente, ragazzi, l'universo di Andrea Dipre è qualcosa che io conosco inquietantemente bene. Il Dipre Cinematic Universe. il so DCU. Lo conosco, ma lo conosco. E so che tanti di voi vorrebbero che io ci facessi una serie sopra, che è questa roba del che fine ha fatto, cioè probabilmente i video porno di Dipre credo siano una di quelle cose che dovrebbero essere legali, ma lui adesso, cioè voi avete detto che fa porno, ma cioè è attivo? Cioè è un porno attore attivo adesso? Tanto la gente che Dipre ha trattato nei suoi video è una rubrica a sé stante, cioè io potrei tranquillamente campare per anni soltanto andando a vedere la gente che Dipre ha portato, che fine ha fatto oggi. Però Dipre nel corso degli anni di schifezze ne ha dette e ne ha fatte. In particolare mi ricordo che sbocco, porca troia, perché aveva pubblicato questo video in cui diceva che l'HIV non esisteva, cioè bucava dei preservativi, faceva della roba giusto perché assolutamente sì. Guarda, come Papa Witiwa in Africa. È andato addirittura in un servizio delle Iene in cui Nadia Toffa, a buon'anima, lo ha ripreso più volte e lui ha avuto una reazione che effettivamente ma è tipico di preavere questo tipo di reazioni, si intende, cioè pieno di suoi video su internet in cui smadonna, in cui dà di matto il suo porno con Lady Muffin ed esilarante. Quindi tu stai mettendo in presupposto che io abbia visto il suo porno con Lady Muffin, che io sappia chi sia Lady Muffin, se non sembrare solamente un personaggio di Adventure Time. Quindi diventa proprio rosso in faccia un abitante di Dolcelandia, è diventata sempre una cosa più inquietante. Ovviamente nel corso del tempo ha negato ancora l'esistenza dell'HIV, sia chiaro, cioè e questo è il suo. Ma che è successo a Gabriel? Gabriel Kill, montatore di Anium. Un grande pensiero. Ma una delle cose che Dipre mi ha sempre dato più, non lo so, una sensazione inquietante, è un video, il video di Baby Mary. Infatti questo video è stato pesantemente criticato su segnalazione del Moige ed è stato buttato giù, perché in questo video del 2016 Dipre aveva fatto cantare una bambina bresciana con delle... Ah, ma certo che me la ricordo, era una bambina che bestemmiava con non so cosa... Che c'aveva la famiglia tipo che viveva in una casa tutta scritta, tossicodipendenti tremendi, madonna, voglia che mi ricordo. Iseyushi, grazie al secondo mese, bello, e grazie a Luca per il Prime. Ah, no, ti ho ringraziato prima, Iseyushi, grazie al secondo mese, bentornato, sono felice, sei ripreso con la Roshab. Delle volgarità, delle bestemmie. E la diva del era veramente destabilizzante, perché alla fine c'era proprio una dichiarazione legale, immagino, che Dipre faceva ripetere ai genitori di questa bambina, o comunque se non genitori, i tutori. Ma questo video è tuttora reperibile online, quindi probabilmente se lo cercate, se cercate Baby Mary su YouTube, perché immagino non poter rimettere qui il video. Insomma, quella roba fa veramente impressione, perché Andrea Dipre andava in tutti questi ambienti disagiati e semplicemente si metteva lì con un microfono, effettivamente non faceva granché, faceva qualche domanda, qualche cosa, lasciava che tutto quanto fluisse, come diceva lui, TV verité.
Purtroppo da una parte è veramente la TV Verité, però dall'altra approfittarsi in questa maniera non lo so. Certo è però il fatto che Di Pre ha portato alla luce tanta roba davvero inquietante che probabilmente sarebbe rimasta sconosciuta nel corso del tempo. E sicuramente i suoi intenti non erano assolutamente benevoli, ma questo è quello che penso io. Opinione personale, non penso che avesse questi grandi intenti benevoli perché Di Pre... Andrea Di Pre si è rimesso con la diva del tubo. Io la diva del tubo credo di aver visto una canzone, non ho bene preciso chi sia. Quest'altro. Non lo so quanto per il sociale, però quello che è sicuro è che ha portato alla luce tanta roba. Beh, era l'intervistatore del mondo trash, punto. Venuta a nostra conoscenza. Cioè, veramente voi avreste conosciuto Rosario Muniz in questi modi, avreste conosciuto il Puma Palamossa. Probabilmente sarebbe stato meglio di no, però tant'è che ci troviamo qui, abbiamo queste informazioni nella nostra testa, accettiamole. Ci sono stati dei procedimenti giudiziari a cui Di Pre ha partecipato allegramente, come per esempio... Quando è stato arrestato, la diva ha fatto un video in lacrime dove giurava di sposarlo una volta uscito di prigione. La chiesetta, mi stai dando troppe informazioni, perché lo sai? Il fatto che nei primi anni 2000 sia stato accusato di truffa. Poi il caso è stato archiviato per mancanza di prove e comunque questa roba qui è finita. Ma nel 2015 è stato indagato per circonvenzioni di incapaci ai danni di Sara Tommasi, quindi si ritorna sempre a quel fatto lì. Nello stesso anno... Cioè, come se si fosse approfittato sessualmente di quella ragazza? È stato denunciato all'AIDA dalla star hard Moana Conti per violenza carnale ai danni di un cavallo. Cioè, Di Pre, se, vabbè. Nel 2018... Cosa? Carnale ai danni... È stato denunciato all'AIDA di Sara Tommasi, quindi si ritorna sempre a quel fatto lì. Nello stesso anno è stato denunciato all'AIDA dalla star hard Moana Conti per violenza carnale ai danni di un cavallo. Come un cavallo! Cioè, Di Pre, se, vabbè. Nel 2018 invece è stato condannato per oltraggio al pudore per una cifra di 4.500 euro. Per aver girato nel 2015 un video hard in un parco di Pordenone. C'è scritto Franzo. Cioè, c'è scritto Franzo qui. E, okay. E quel video, io l'ho visto. Nel 2018 è stato denunciato da Benedetta Parodi, quindi pensate dove vi sto portando con questo. Perché è stato denunciato da Benedetta Parodi, perdonate? Questo video da Benedetta Parodi per diffamazione per un videoclip musicale che aveva girato nel 2017. Cioè, se riesce a farti denunciare da Benedetta Parodi, non lo so. Per concludere in bellezza, nel 2021 è stato arrestato in Germania. È rimasto in carcere per 38 giorni e da lì in poi è stato in libertà vigilata. Non so adesso in che condizioni sia. E attualmente non sono neanche così noti i motivi di questo arresto. Si pensa che sia un qualcosa di rimasto in sospeso con le autorità tedesche, però non si sa. Vogliamo parlare anche della religione di Di Pre, del dipreismo, ovvero di tutta quella roba fondata sul sesso in mente perverso, uso di sostanze, e sperperamento di soldi, tanti soldi, e fare tanti soldi, questo è il dipreismo. Bello. Questa ideologia non solo è tantissimo controversa, ma devo dire la verità, un sacco di gente l'ha abbracciata seriamente. Cioè, se voi andate in giro, per esempio su Telegram, esiste gente che sul serio pensa a questa roba qui. Di Dipre, ragazzi, se ne potrebbe parlare veramente all'infinito, però queste sono le informazioni più importanti. Io penso che continuando questa serie di video... Raga, ma è vivo Di Pre, sta su TikTok, ha postato un video un'ora fa. 200, io ho paura a farlo vedere live, però vediamo che cazzo è. Bene, sono Custodio Mercedes, mi sto avvicinando nel cuore pulsante di Praga. Sono sulla mia BMW, Dio porco, BMW, guarda quanto cash, guarda quanto cash, guarda Dio porco, guarda quanto cash, guarda il potere qual è. Oh Gesù Cristo, guarda quanto cash, guarda il potere, vabbè non ha niente da invidiare se non sbaglio ai trapper. Questo è un video dove pippa. Ma... Un video con dei carabinieri, video di donne nude, lui con gente strana, lui a letto fattissimo. Io non ho parole, ragazzi, io chiudo tutto, io disinstallo ogni cosa, non ho voglia di sapere niente su Di Pre. Andiamo avanti con un'altra cosa molto scandalosa, ovvero lo scandalo della Boiler Summer Cup. Io non ho idea di cosa... Io ho idea di cosa sia sta roba.
Oddio, aspetta, è quello dove devi, tipo, è il torneo delle ragazze dove devi dare più baci. Ditemi solo se è quello, riguarda dei baci, ragazze. Ok, allora è quello che pensi. Ok, allora me l'avevano accennato. Ci ho ragionato perché boiler, ok, ho capito, madonna. Ok, allora solo argomento, pensavo fosse qualcosa che non sapevo perché mi avevano mandato e mi avete detto vederlo per forza. Ok, vediamolo. Ciao Eli 2 milioni, grazie per il 20° mese. Grazie, grazie di cuore, bello, bentornato. Allora, quello che so io è che deve, è tipo una porcheria dove è un torneo in cui devi rimorchiare più ragazze in carne. Ok ragazzi, come state? Spero tutto ok, ma soprattutto spero che la vostra Boiler Summer Cup stia andando bene. Mi raccomando, vi voglio vedere tutti quanti ai primi posti. Allora, all'inizio non pensavo di fare un video su questa storia perché mi sembrava un argomento completamente inutile. Una di quelle cose di cui se ne parla per qualche giorno, ma poi tutti quanti se ne dimenticano. Ma anch'io, cioè io pensavo fosse tipo un meme e basta, cioè fosse tipo il... Tanto ciao Twitter, ormai sei sempre presente, ti voglio bene. Cioè uno di quei meme da un video e basta, invece no? Ah. Dimenticano. Ma ho visto che in molti su Instagram, dove dovreste seguirmi se non lo fate ancora, mi avete scritto di parlarne. È stato senza dubbio uno degli argomenti che mi avete chiesto di più nell'ultimo periodo. E visto che in fondo io sono il CEO della grassofobia, ho deciso di farlo e quindi eccoci qui. Per chi non sapesse cos'è questa Boiler Summer Cup... Vabbè, immagino fosse una battuta che non ho capito riguardante qualche suo vecchio video. E questo nuovo trend di TikTok che è diventato virale in questi giorni e ne hanno parlato addirittura dei giornali ed è abbastanza strano che si interessino. È un meme, ma alcune persone l'hanno preso troppo seriamente, ma è totalmente un meme. Quello che succede su TikTok e l'hanno definito come una sfida vergognosa oppure la challenge più schifosa di TikTok. E su questo potrei avere qualche dubbio visto che ci sono state delle challenge dove delle persone hanno addirittura perso la vita. Ma comunque, in cosa consiste? I ragazzi in discoteca devono rimorchiare delle ragazze... Beh. Oddio, esce un articolo chiamato la nuova challenge di TikTok, sembra tipo che tutte le persone su TikTok facciano sta roba. Io credo semplicemente che il tizio che abbia fatto il video voleva fare il meme del cazzo perché è una persona molto divertente e basta. Non credo che qualcuno l'abbia seriamente fatto sul serio. Non credo proprio. E addirittura definirlo la challenge. Un po', come dire, in carne... E a fine estate chi ne rimorchia di più vince la Summer Cup. Tutte le ragazze valgono gli stessi punti? Ovviamente no. Tra 80 e 90 kg un punto, tra 90 e 100 2 punti, tra 100 e 110 3 punti e oltre i 110 sono la bellezza di 5 punti. Ma non finisce qui perché se puzza di becco un marcio, 2 punti extra in omaggio. E questo penso che già dovrebbe bastare a farti capire... Vabbè dai raga, sembrano quelle stronzate, tipo quelle... quei mega meme che fanno, che poi vabbè diventano challenge serie. Conoscete il cheese roll? Per chi non sa che cos'è il cheese roll è un torneo che fanno in... Forse ne avevamo già parlato in una live, non mi ricordo. Vabbè, è un torneo che praticamente fanno in Inghilterra, in cui c'è una collina ripidissima, lanciano un formaggio dalla collina e tutti devono provare a prendere questo formaggio praticamente, ok? Cioè, vedete, questo è il formaggio che viene buttato e si fanno malissimo, cioè guardate che roba, cioè si distruggono. Tremenda sta roba, eh. La gente si spacca le ossa, è terribile, è pieno di medici, è pieno di dottori che, vabbè, praticamente... Tremendo, 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 tremendo. Aspetta, c'era un tizio che tipo piava una mina. Vabbè, sta di fatto che cioè chi vince questo torneo vince il formaggio. Non vince soldi, non vince a... vince quel formaggio che è stato fatto rotolare. Cioè se tu riesci ad arrivare vivo, vinci il formaggio. Fine.
Cioè, tu ti spacchi le ossa per il meme. Lo fai solo per il meme e basta. Punto. Cioè, tu vai in ragdoll mod per 2 minuti, ti spacchi le ossa, non vinci soldi o roba. No, ma... Wart, sì, vinci il formaggio. Lo si fa per il meme, raga. Però la gente si fa malissimo. Si fanno veramente male là. È peggio del calcio storico fiorentino. Conoscete il calcio storico fiorentino? Per chi non sa che cos'è il calcio storico fiorentino... Perché è sempre bello fare il momento... Vabbè, tutti sanno che cos'è il calcio storico fiorentino. È uno sport che fanno, a quanto pare, solo in Italia. Ed è praticamente una partita di calcio in cui si devono picchiare tra di loro, cioè si devono ammazzare di botte, e se si ricordano, giocare a calcio. Cioè, è tipo box a mani libere, pugni, calci, eccetera, eccetera, però devono riuscire a fare gol. Cioè, vedi, si menano tantissimo. Ok? È proprio zuffe. Zuffe e basta. È tipo Rocket League quando fai scendere dalla macchina durante i tornei. Però sì, si menano e ogni tanto si ricordano che c'è una palla da far entrare in porta, capito? Tremendo come sport, è proprio da italiano. Ma ci sono altri sport più strani, tipo pallanuoto in canoa. Lo sapevate? È praticamente... E c'è pure... Cioè, questa è la coppa. Praticamente c'è la gente in canoa... Ok, che si muove e devono fare gol nelle porte. È stranissimo. Recupera il pallone, si ferma il tempo, 25 secondi. Cioè, assurdo, capito? Cioè, una partita di pallanuoto su canoa. Oppure c'è pure il radball. Sapete cos'è il radball? È calcio sulle bici. Cioè, ha battuto una punizione con la bicicletta. Ha fatto gol con la bicicletta. Che cazzo di sport è? Questo è strano un botto. Guarda che cazzo di roba. Poi giustamente si ammazzano. Il fallo è tipo quando cadono dalla bici, tipo? Cioè, questo cos'è? Minchia, che parata, però. Con la bici forse è un po' più facile parare, però... Ma, cioè, pure tirare sarà la morte. Cioè, va che roba. Che cazzata. Altri sport strani? Cioè, pure con le moto? Vabbè, a parte che ci vogliono molte abilità, attenzione, eh. Il Quidditch... Vabbè, il Quidditch babban... Ah, la corsa degli struzzi! Raga, la corsa degli struzzi è bellissima pure. Che cazzo è? Perché ho ste robe in cronologia? Non è roba che ho cercato io, raga. Pass the Duch, Apex Legend, Masseo Young Signorino, Polka e Faccetta Nera, fantastico. No, non sono le mie ricerche, non so perché siano là. Sono ricerche a cazzo di cane. Andiamo avanti col video. Quanto vada presa sul serio questa cosa? Com'è nata? No, sembra un meme effettivamente, ma non sono veramente le mie ricerche, non so perché siano là. Però effettivamente come meme è molto divertente. Comunque non si sa, ma come ogni cosa su TikTok, qualcuno avrà pubblicato questa cosa a caso, scherzando, e dopo essere diventata virale, gli altri hanno fatto la stessa identica cosa per diventare virali, e così via. Ovviamente questo trend ha creato una marea di indignazione. Non mi ricordo l'ultima volta che un trend ha fatto parlare così tanto di sé, al di fuori della sua bolla tipica di queste cose di internet. Addirittura dei telegiornali hanno fatto dei servizi per mostrare quanto sia scandalosa questa challenge. Una competizione... Mi immagino una conversazione tipo cosa fare nella vita? Nulla, guido gli struzzi, logicamente. Vomitevole e senza alcun rispetto. Sono nauseata. Come sempre gli uomini si dimostrano peggio di quanto potessimo già immaginare. Ha scritto un altro utente parlando della sfida più schifosa che ho visto su TikTok negli ultimi 5 anni. Sulla parte degli uomini che dimostrano di essere sempre peggio, ci arriveremo tra poco perché c'è un'interessante retroscena a tutta questa storia. Ma comunque sì, questo è più o meno il livello medio degli articoli su questo trend. Allora, adesso vi dico la mia opinione su questa storia, e cioè che nessuno fa davvero questa challenge e chi l'ha fatta non stava davvero facendo la challenge.
Mi spiego meglio. Io non potrei nemmeno immaginarmi di andare con una persona che... Cioè, questo è quello che ho, cioè, che avevo nella mia testa. Cioè, se erano spuntati i video era qualcuno che lo stava facendo per finta o per rompere il cazzo e basta. Non credo che qualcuno abbia veramente partecipato. E non mi piace per niente a livello estetico, che è l'opposto dei miei gusti, per vincere dei punti immaginari di una sfida immaginaria e con dei premi immaginari. E sono... Vabbè, oddio, la gente si rompe le ossa per un formaggio, su questo non ci giurerei. È abbastanza sicuro che lo stesso ragionamento si possa applicare alla maggior parte delle persone normali. Gli unici casi in cui potrei andare con una ragazza che esteticamente non mi piace per niente è o se sono completamente ubriaco, non so chi sono, dove sono e cosa sto facendo, oppure se mi trovo a Dubai e ho uno zaino e in quello zaino ci sono $150,000 in contanti per qualche strano motivo. Ma per fare dei punti in una competizione che in realtà non esiste, non mi passerebbe neanche per l'anticamera del cervello. Anche perché il sistema di punti si baserebbe sul loro peso. E io vorrei sapere come fai a sapere il peso di una ragazza in discoteca. Ti porti dietro la bilancia, la tieni sotto la camicia e all'occasione la tiri fuori e chiedi alla tipa di pesarsi? Andiamo, non prendiamoci in giro. Quindi quelle pochissime persone che effettivamente hanno partecipato a questa challenge, intendo in modo non ironico come battuta, sono ragazze a cui piacciono davvero quelle ragazze che hanno un costo di elisir a due cifre ma si vergognano ad ammetterlo e semplicemente hanno colto la palla al balzo per farlo senza essere giudicati dai loro amici. E se sei uno di quelli e stai guardando questo video, bro, ammettilo. Basta, tanto ormai siamo... Cazzo, che cattiveria comunque. Nel 2022 ogni tipo di gusto dovrebbe essere accettato. Ci sono ragazze a cui piacciono ragazze molto magre, ci sono ragazze a cui piacciono ragazze con qualche chilo di troppo e ad altri ragazzi piacciono ragazze con due palle di troppo. Non c'è niente di male e nulla di cui vergognarsi, sono solo gusti. Ho letto anche degli articoli di giornale in cui parlano di queste ragazze che ora hanno paura di uscire di casa e andare in discoteca e lo capisco se la paura è di essere ripresa per poi venire pubblicata su TikTok. Quello è veramente uno schifo e tra l'altro riprendere qualcuno di nascosto e mettere il video online per prenderlo in giro è assolutamente illegale, quindi è sbagliato sotto ogni punto di vista. Ma ho visto delle ragazze che pubblicano video in cui dicono: bene, voi ragazzi fate la Boiler Summer Cup, ma cosa direste se noi facessimo la stessa cosa per i ragazzi bassi? Vabbè, dai, questa sta palesemente facendo il paragone per iperbole, attenzione. E l'avevo vista anche coi micropeni. E i commenti erano tutti: minchia, finalmente è arrivato il mio momento. E faceva molto ridere. Ma mi chiedo, a qualcuno fregherebbe qualcosa? Ripeto, non intendo gente che ti riprende e poi lo pubblica su internet insultandoti. Quello è sbagliato sia a livello umano che a livello legale, penso che siamo tutti d'accordo su questo e che non ci sia nemmeno bisogno di parlarne. Ma se è solo una cosa che rimane tra di voi, ve ne fregherebbe qualcosa? Perché se io scoprissi che una tipa a caso con cui sono stato in discoteca stava facendo la N-Word Summer Cup, la Mulatto Summer Cup, vi posso dire che così brutta alla fine la situa non è. Onestamente non me ne fregherebbe assolutamente nulla. In fondo... Wow, non lo sapevo, è stato tipo figo, informazione. È una win-win situation, lei vince i punti per il... Inizio piano piano ad avere un'immagine di com'è Twinner nella mia testa. Neo, e se riuscirò a vedere la sua faccia. Evidentemente vuol dire che mi stava bene. Ma comunque, quando dicevo che la tizia che ha scritto che gli uomini si dimostrano sempre peggio ha detto qualcosa che non ha senso, è perché una cosa che molti di quelli che si sono indignati per questo trend hanno ignorato è che la Boiler Summer Cup è una sorta di remake di un'altra challenge che è nata sempre su TikTok, ovviamente, e risale all'estate scorsa. Si chiamava Hot Girl Summer ed era molto simile a questa perché in entrambi i casi si guadagnavano dei punti se si rimorchiavano dei ragazzi con delle particolari caratteristiche e si facevano delle cose particolari. Per esempio, ho trovato questo TikTok in cui vengono mostrate tutte le varie regole e le cose da fare per vincere. Hot Girl Summer Cup. Il gioco inizia l'1 giugno e termina a metà settembre. Se trovate segnate in celeste dimostra l'avanza di questi punti. Il punteggio dei punti lo fa una sola persona del gruppo. Ogni giorno se fanno i punti devi avvisare. Non si bara, si parte con 20 punti a testa. Le cose che trovi segnate in rosso, vabbè, ok, cazzo. Devo fare i complimenti a chi si è messo. Oh minchia, ma che listona! Sacrare questa roba, tutto questo impegno non ce lo mettevo nemmeno per i compiti di scuola, ma direi che vale la pena leggere come si vincono i punti perché ci sono delle cose interessanti. Vinci punti se bevi uno di questi drink, e fin qui ok, baci altro, ok, e poi finalmente la parte interessante. Più 4 punti se vai con uno con i piercing, 5 con un tossichello, più 5 con un amico stretto, poi altre categorie sono uno più basso di te, un mulatto,
un pelato, uno più alto di 1,90 m, uno sotto i 15 anni. E questa è abbastanza inquietante perché non so l'età di chi ha fatto tutta questa cosa, ma nella pagina dopo menzionano esami universitari, quindi quella galera tra parentesi mi sa che non era troppo ironica. E mi chiedo, dove sono tutti quei giornali che oggi sono indignati per la Boiler Summer Cup quando l'anno scorso erano virali questi TikTok? Dov'è l'articolo di Fanpage o della Rai sulla Hot Girl Summer in cui parlano di quanto è pericolosa? Perché io non lo trovo. Beh, oddio, immagina informarti davvero grazie a Fanpage. E alcuni punti direi che sono anche peggio. Per esempio, 45 punti se fai perdere la verginità a un tipo. Queste cose nella versione di quest'anno non ci sono, eppure chissà come mai sta ricevendo molta più attenzione e molte più critiche. Tutti quelli che l'anno scorso si sono fatti una risata per quella challenge, ma per questa si sono indignati, sono dei grandissimi incoerenti. E quello che voglio dire non è che dobbiamo prenderle tutte e due super seriamente, perché esattamente come la Boiler Summer Cup sono dei meme, nessuno le fa davvero, e quei pochi che lo fanno seriamente è perché avevano bisogno di una scusa per fare qualcosa che avrebbero già voluto fare ma che non avevano il coraggio. Comunque penso di aver detto tutto ciò che penso su questa storia. Come sempre, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi. Se il video vi è piaciuto, Little Dick Summer Cup. Non lo so, raga, il mio parere è che semplicemente, boh, ma sarà la solita stronzata che gira su internet. La cosa da ignorare, cioè la cosa su cui attenzionarsi, non è seriamente la challenge o le persone che fanno la challenge, perché non esiste, ma concentrarsi tanto di più sul fatto che alla gente faccia ridere l'idea dell'esistenza di una challenge che coinvolga le persone grasse. Cioè, il problema sta nella grassofobia dietro il meme, punto. Ma che rimanga un meme, porca miseria. Fare disinformazione dicendo che sia una challenge, che tutti la fanno, una nuova challenge TikTok. No, non è quello il problema. Il problema sta nella gente che fa ste battute a priori, punto. Punto. Poi, oddio, dire il problema sta nelle persone che fanno queste battute, io ho un po' i miei pareri sul concetto di humor nero, quello che cazzo volete. Però sì, cioè io sto parlando a titolo giornalistico, cioè se devono rompermi il cazzo, mi vanno a rompere il cazzo per la grassofobia dietro al meme, punto. Non perché ha la nuova challenge, ok? La nuova challenge di TikTok, prendi una pistola e sparati in testa. Guarda che lo potrebbero fare, tutti i genitori direbbero: ah, ma ora questo nuovo TikTok, ma tu non lo sai che ci sono le challenge con quelle che si sparano in testa e si fanno una sega con una fetta di salame intorno al pisello. Lollov, grazie al secondo mese, bello, bentornato, grazie alla resub, andiamo avanti. Allora, il prossimo video si chiama "Ho trovato i peggiori ASMR di YouTube". Io adesso faccio un coming out. A me fanno cagare gli ASMR come non so cosa. Ormai si è normalizzata la cosa, quindi io lo dico, a me fanno cagare gli ASMR. Non è una di quelle cose, perché molti dicono: ah sì, sono strani, però alcuni sono rilassanti, però alcuni sono belli. No, raga, io quando vedo quelli coi microfoni a fare tac, 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 o a distruggere, a fare quei versetti, madonna, mi viene il nervoso, mi viene agitazione, mi viene proprio il contrario che rilassarmi, porca miseria. Quindi, boh, vediamo che cazzo è sto video. Come fanno a rilassare queste cose? Questi sono video ASMR, video che dovrebbero far rilassare, provocare sensazioni di piacere e aiutare a dormire. Una cosa che già da sola, oltre a destare diversi dubbi sulla natura della specie umana, fa pensare: ma perché lo fanno? Perché questi video hanno così tanto successo e perché non sono morta prima di scoprire tutte le inquietanti sfaccettature di questo mondo? Domande a cui risponderemo presto. No, un feorino! In questa nuovissima puntata di Voyager. In questa nuovissima puntata di Voyager, perché lui è una sedia, quindi chair, ma Voyager è il programma, quindi Voyager. Bella questa. Mi sparo una sega. Gabbo, grazie al secondo mese, bello, bentornato. Bentornato, caro. Salve a tutti e bentrovati sul canale della serie a due gambe. Come vi dicevo, oggi... Non puoi mettermi la opening di un cartone animato coi fiori, smetti. Parleremo degli ASMR e perché questo mondo così vario può passare da questo... Hey, it's me. ...a questo... Molto velocemente. Per capire il tutto però dobbiamo prima partire dalle basi. Cosa vuol dire ASMR e perché questa parola non sembra diversa da tutte le sigle dei disturbi mentali più comuni? Lasciate che ve lo spieghi con questa presentazione PowerPoint. L'acronimo ASMR sta per risposta sensoriale meridiana autonoma, un modo carino per dire suoni che fanno venire i brividini agli umani. Storicamente infatti gli ASMR non venivano neanche chiamati in questo modo, ma con termini diversi, più semplici e meno pretenziosi.
Comunque è bella la presentazione PowerPoint che avrei fatto io alle medie. Che però includevano per la maggior parte il termine orgasmo nella parola. Questa cosa è stata cambiata proprio perché la parola, oltre al fatto di non rispecchiare precisamente il tipo di sensazione fisica, non era per niente family friendly. Rimpiazzarla con lo stravagante termine meridiana, che per la cronaca ha meno significato dei miei buoni propositi, ha rimosso le uniche barriere che c'erano per far apparire i video ASMR nei raccomandati di qualsiasi video su questa piattaforma. In questo primissimo video possiamo vedere come il termine viene già utilizzato in una delle sfumature che rende assolutamente contraddittoria la natura di questi video. 1000% tingly fast and aggressive ASMR with triggers. Ah! Che fastidio! L'ho sentito ovunque! L'ho sentito ovunque nel mio corpo, nella mia mente! Che fastidio! Urto, 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 provo l'urto! Acqua che bolle. Ebbene, quello che sembra un rituale d'accoppiamento di una tribù di macachi in realtà è un tipico video ASMR che dovrebbe far rilassare o addirittura aiutare a dormire. Per me rilassarsi con un video del genere è come trovare sfizioso il mangiare gesso, ma non finisce qui. E se ne fosti... Però l'ha specificato che questa era aggressive ASMR. Rimasti incuriositi, affascinati da questa prima nuance, non avete idea di quanto ve ne pentirete guardando il resto del video. Ma come fanno dei suoni a farvi provare dei brividi, vi starete chiedendo? Qual è il fenomeno scientifico per il quale fare sibidi sibidi sì su un microfono vi faccia rilassare? Beh, per questo abbiamo chiamato un famosissimo esperto di ASMR a spiegarci il tutto. Anzi, forse è il caso che... L'esperto che parla velocemente sembrava un ASMR veramente. Studia ASMR a spiegarci il tutto. Anzi, forse è il caso che... Pareva veramente un ASMR. Dia una spiegazione più breve. Non c'è una spiegazione scientifica. Non c'è. Ebbene sì, l'unica cosa che si sa per certo sugli ASMR è che ogni umano può avere diversi modi di sperimentare formicolii in base al tipo di suoni che ascolta. Questi modi sono chiamati in gergo trigger e possono essere un sussurro gentile. It's me. Dei movimenti rilassanti delle mani. Schioccare le labbra. Percuotere o graffiare le unghie su superfici. Joker che ti picchia finché non svieni. Allora, io credo che Joker che ti picchia finché non svieni non credo sia... o suoni di spazzolatura. Tutto questo non può che suscitare in me la domanda più importante. Perché? Perché questi video sono diventati così popolari? E perché oggi non si sente altro che parlare di gente che scommette in quanto tempo mi addormenterò? La mia ricerca ha portato moltissime risposte, quindi lasciate che vi dia un indizio. Madonna! Eh sì, credo voi abbiate capito. Ovviamente da questi video mi viene naturale escludere i video fatti con criterio, con un senso e con del reale contenuto. Tipo i video di Patty Magic ASMR. Patty produce video che ricadono in una categoria di ASMR a cui mi sono particolarmente affezionata. I roleplay. Potete immaginare perché? Oh no. Buongiorno a tutti ragazzi. Oggi, interrogazioni. Avete studiato? Allora... No. Polizia! Polizia! Vediamo un po' chi tocca. Prendiamo il registro. Cosa stai dicendo tu laggiù? Non hai studiato? Vuoi giustificarti? No, non accetto giustificazioni. Sei andato a giocare a pallone? Mi dispiace, non l'accetto come giustificazione. Io non ce la faccio. Ho detto che io le giustificazioni non le accetto. Forza. Stiamo aspettando. Tu
sto piangendo, sto piangendo. Io non ce la faccio. Dando la tua risposta, Valentino. Non lo sai? Lei è tutto ciò che ho sempre desiderato diventare. Una personalità deliziosa dall'innata simpatia che propone nel suo arsenale di contenuti splendide perle come questa. Ciao, carissimi amici e amiche. Cioè, però mi pare brutto perché sembra bullismo farlo in questo caso, però è veramente strano. Questa sera, per voi, un incantesimo d'amore. Grazie per il beat, Bria. I video di Patty sono una stella cometa, un barlume di speranza in un tripudio di video amatoriale che durano 20-30 minuti con contenuti senza un minimo di cura, editing o struttura. A pensarci però, video degni di questa piattaforma. Avete presente quando si dice, se è così facile perché non lo fa chiunque? Beh, in questo caso lo fa. Lo fa chiunque. Ci sono centinaia di migliaia di cosiddetti ASM artist. Sì, si fanno chiamare così, non sono proprio riusciti a trovare un nome meno pomposo, che si dilettano nel sussurrare per una mezz'oretta e tip-tappare su qualcosa credendo di produrre un reale contenuto. Ed è un trend che non accenna a terminare. Tra tutti questi, ovviamente devo parlarvi di alcune categorie molto interessanti. Cioè, ma fanno visual queste robe? Di video ASMR. Abbiamo già potuto vedere quelli un po' più normali, se vogliamo. Ma abbiamo solo grattato normale la superficie di quanto variegato e inquietante può essere il mondo ASMR. Tra questi ci sono per esempio anche video ASMR dedicati al cibo, che sicuramente... Vabbè, lo posso capire, però che schifo. Allora, a me non piace per nulla il rumore tipo del... proprio un pappettare, è proprio un rumore che odio, oppure quelli che bevono e devi sentire... no. Gente, oltre ad avere un posto su YouTube, lo hanno anche all'inferno. Che sbocco, raga, porco Giuda. Ha morso un cetriolo! Disgustosi suoni di cibo che viene masticato e ingoiato. Porca troia, fanno venire proprio i brividi a me ste robe. Rick Asley, grazie per i 300 bit, bello. Ho paura, mamma, falli smettere. No, non chiamare tua mamma che poi non ti fa più fare la sub. Però grazie per i 300 bit, bello. Senza alcuna pietà. Mi fa venire voglia di avere un apparato digerente per poter vomitare sangue. E chi tra voi dovesse trovare questo rilassante deve assolutamente consultare il dépliant che gli lascio in descrizione. Sono sicuro che lo troverà molto utile. Inoltre questi video sono collegati ad un altro interessante... Aspetta, cosa mi ha lasciato in descrizione? Non ho capito. Dépliant per chi ascolta gli ASMR sul cibo. Una cosa che ti sarà sicuramente utile. 10 cose da fare per smettere di ascoltare ASMR sul cibo. Torna subito ad essere un umano normale. Accetta il tuo problema. Il primo passo per guarire e accettare... Minchia, tra l'altro che è il lavoro grafico. Il primo passo per guarire e accettare di avere un problema. Una volta fatto questo, puoi cercare un trattamento adeguato da amici, famiglia e professionisti. Niente impedirà di disfarti di questa orribile e disgustosa abitudine. Dì alle persone che hai vicino. Tieni la famiglia e gli amici aggiornati sulla tua guarigione. Fai sapere loro che hai raggiunto i tuoi obiettivi prefissati. Essere aperti li aiuterà anche a capire perché, ad esempio, non sei andato a mangiare fuori con loro. Crea obiettivi realistici. Prima realizza, madonna, ma è letteralmente un tutorial. È proprio lunghissimo. Ricorda te stesso, non mollare. Compensa e apprezza la ricompensa. Che lavoro! Che lavoro, veramente, wow. Io sono sempre, cioè quando c'è sta roba su YouTube sono sempre un fenomeno. Un argomento di cui però tratteremo sicuramente in un prossimo video. Un'altra categoria che non posso non citare tratta tizi decisamente poco raccomandabili che non inviteresti mai a una festa di compleanno per bambini. Personaggi che vogliono a tutti i costi rimuovere i miei cattivi pensieri o la mia energia negativa. Come se fosse possibile toglierla tutta. You have some problem with impure thoughts. Toxins in your brain. Well, we're gonna have to get those out.
Perché la gente smette, sta tentando di... Mi ha scavato l'anima. I sottotitoli. Mi sono cagato addosso, porca troia. Sono veramente spaventato. Comunque è cambiato un poco rispetto all'inquadratura di prima, è un po' diverso. Ciao Stricox, grazie per l'ottavo mese. Ciao Kenny, grazie al 13° mese. Ciao ragazzi, bentornati, grazie di cuore per l'abbonamento. La prossima categoria invece denota come non ci sia alcuna speranza di salvezza per questo pianeta e come l'umanità non si meriti di esistere. I roleplay anime. Qui non posso negare che oltre al contenuto del video... No! No! Questo no! Io, la maggior parte dello sconforto lo portano sicuramente i... No, io credo che questo non posso vederlo. Credo che questo potrebbe generarmi una cosa. Già l'altra volta qualcuno mi ha fatto scoprire che c'è gente che nelle storie Instagram fa gli auguri di compleanno ai personaggi degli anime. Ok, cioè ho scoperto che c'è... Aspetta, mi avevano mandato una storia. Vabbè, è sta di fatto che c'è proprio gente che abitualmente ogni giorno fa gli auguri a tot personaggi degli anime o ai suoi preferiti, insomma. Titoli, ad esempio: fidanzata dominante ti distrae dallo studio, ragazzo yandere ti rapisce mentre vai a scuola, dere dere diventa yandere per te, ragazzo geloso si batte per il tuo amore, demone boss della mafia dominante possessivo ti bacia piccante. Dopo questi potete tornare indietro nel video per vedere se i tizi inquietanti riescono a rimuovervi questi pensieri. Ma non tutti i roleplay sono tremendi come questi. Per esempio, Shrek fa ASMR 2 boyfriend roleplay. Ah, fin quando va Pietro Pacciani processo SMR? No, fin quando è così va bene. Fin quando è così non ci sono problemi. Fin quando è così non ci sono problemi. E per ultimo, ma non meno importante, non potevano mancare gli ASMR furri. No. No, no, questo è troppo. Questo non lo accetto. Nuclearizzazione imminente della casa di questo ragazzo. Spammate l'antifiurri, andate tranquilli. Sono convinta che se avessi la pelle adesso me la strapperei. E potrei continuare ancora, ma preferirei darmi fuoco piuttosto che guardarne altri. Dopo questi video, a parte l'istinto primario di porre fine alle mie sofferenze, mi è sorta spontanea un'ultima domanda. Un ultimo quesito riguardo il fenomeno ASMR. Ma cosa penserebbe mai un utente che entra su YouTube per la prima volta nel 2021 e legge: mi lavo i denti con ketchup e mostarda ASMR, ASMR sei un gabinetto, formicolosauri mangiano le orecchie ASMR, mafia yandere ti forza a soddisfarlo, anime boyfriend ASMR roleplay, ASMR dentista, pulizia dentale, oh mio Dio... Sconosciuta si sveglia con te ASMR, brilla postumi di una smorna imbarazzata con indosso la tua maglietta goffo GFF4M, ASMR roleplay, ti bullizzo finché non dormi, 100% rilassato. Ti bullizzo, vabbè dai. Ante, vittima di un serial killer roleplay, cringe ASMR, siete tutti maschi stasera ASMR, che tipo di umano sei ASMR? ASMR maschio coreano si lava, la barana sussurrante ASMR, la chin face sussurrante ASMR, ASMR sei un iPad, ASMR scommetto che dormirai in 45 minuti, ti rollo un joint, ASMR Ita, soddisfacente mail ma ASMR, 12 ore ASMR, 99.99% di voi dormirà il più magico suono ASMR di sempre no voce, esame veloce del nervo cranico ASMR, vampiro monello ti cura dopo un morso di lupo mannaro ASMR roleplay, ti misuro per la tua nuova tuta da furri, furri ASMR, ASMR ti mangio la faccia. Oh. Voglio fare un ASMR prossimamente sul canale. Grazie a tutti per aver seguito questa nuova puntata di Voyager. Che ne pensate? Avete sentito qualche formicolo? Porca miseria. Atroce. Atroce. Fare un ASMR. Metal ASMR. Che strozzata. No, no, no. Vabbè, poi vediamo, poi vediamo.
Andiamo avanti col prossimo video di oggi. Comunque questo video, cioè il video della sedia delle gambe, ormai chiaramente basati, chiaramente parte della nostra Poldo TV. Andiamo avanti con il prossimo video di oggi. Il prossimo video di oggi si chiama Storm Oracicatoro. È un video di Chan Changuilla, si chiama Chan Changuilla, che mi aveva interessato. Ed è credo un video che riguarda la storia del raid dall'Area 51, che io ho seguito poco. No, Bria, io ho ammazzato padre. Grazie per il beat, bello. Cioè, tipo The Raid all'Area 51, una roba del genere. È una giornata qualunque, sei felice e stai per pubblicare un memino. Ehi, che cosa stai facendo? Sto pubblicando un memino. Fermo! Potresti pentirtene. Che intendi dire? È solo un memino, come potrei pentirmene? Potrebbe avere ripercussioni serie sulla tua vita, su quella di molte altre persone. Potresti mettere a rischio la sicurezza di tanti. In compenso potresti essere invitato in TV, vero? Ma potrebbe anche pull up party l'FBI, ad esempio. The FBI agents I showed up, they showed up at 10 a.m. E se da un lato avrai la possibilità di guadagnare molti soldi, potresti anche essere denunciato per aver rovinato l'economia di un'intera contea. E tutto questo solamente a causa di un fottutissimo shitpost su Facebook. Aspetta, cosa? Benvenuti nel primo episodio del mio nuovo format, Racconti dall'Internet, che è un nome veramente di merda, cioè proprio semplice, brutto, ma è l'unico che sono riuscito a trovare. E sentite, non siamo ad Hollywood qui, ok? Sapete quanto era il budget per questo video? 0 euro. Sapete quanto ho speso? 6 euro per questi fottutissimi occhiali a forma di alieno? L'unico format in cui io vi racconto le storie più famose provenienti da ogni linea temporale nate nei reconditi angoli del web. Storie diventate ormai leggendarie e che non devono essere dimenticate a causa dello scorrere incessante del tempo che ci porterà tutti a una morte dolorosa. Io sono Chan Changuilla, il vostro fedele narratore, e oggi vi porterò con me nel non tanto lontano 2019, quando un gruppo di eroi, di prescelti, si riunirono con una missione precisa in mente: rispondere ad una domanda sempiterna, una domanda che tormenta le menti del mondo intero, un quesito che forse non troverà. Era anche ora, perché comunque dell'Area 51 si parla da anni. Mai una risposta soddisfacente. Come fossero i giocatori senza denti. Meme morto, meme morto, meme morto, meme morto. Shh, te l'ho detto, siamo nel 2019. Cosa c'è nell'Area 51? Alieni? Pussy aliena? Le waifu real... Scusatemi raga, ho appena visto Fieric su Roblox e non capivo. Life? Bene, continuate a guardare questo video e non avrete la risposta alla domanda. Il 21 giugno 2019 esce la puntata numero 1315 del podcast di Joe Rogan, un'intervista a Bob Lazar e Jeremy Corbell riguardante il documentario di quest'ultimo all'insegna di Area 51, UFO, oggetti strani, segreti militari. Ma cosa c'entra questo con il piano di raidare l'Area 51? Ebbene, tra i viewer di quell'intervista, un ragazzo in particolare sarà destinato ad avere la sua personalissima pagina di Wikipedia e a passare alla storia come l'organizzatore di quello che verrà ricordato da tutti come un evento meme che si è tramutato in qualcosa di mai visto prima, nel bene e nel male. We just got to see a very entertaining like pre-Halloween show in front of a secret government base. Matty Roberts è un 21enne, ma soprattutto uno shitposter, nonché appassionato di anime e videogiochi, che in pratica è la formula perfetta per perdere la verginità a 40 anni. Comunque, come avrete capito dalla descrizione, Matty ha molto tempo libero, quindi tra una live di Dario Moccia e un'altra ha un'idea geniale. Il 27 giugno 2019 crea un... Tanto sembrava nel quartiere di Breaking Bad. Un evento su Facebook. Nei dettagli, Matty spiega il suo piano per entrare nella terra promessa. Se usiamo la Naruto Run, possiamo muoverci più velocemente dei proiettili. Andiamo a vedere questi alieni. Un piano dettagliatissimo, devo dire, quasi quanto il piano di Social Blue per sopravvivere alla terza guerra mondiale. Allora, io avevo visto questo video, simulazione guerra russo-ucraina. Eccolo, questa animazione mostra come un singolo attacco scatenerebbe una guerra nucleare a NATO-Russia. Perché, secondo voi, quando dico di andare a Tenerife sono un cretino? Poi io me ne vado a Tenerife, mi prendo una casa per mesi e mesi e mesi, e chi si è visto si è visto. Oggi fondamentalmente noi stiamo andando a raggiungere i confini ucraini. Bruh. Inizialmente il post bella per era rimasto nei sottoborghi dell'internet, ma dopo poco tempo Reddit, Instagram, YouTube, i mematori di tutto il mondo si sono svegliati dalla loro stasi e hanno fatto ciò che sanno fare meglio: hanno memato. In poco tempo anche i normi vengono a conoscenza di questa storia, e da lì a poco l'evento su Facebook raggiunge 2 milioni di partecipanti, che non vuol dire...
Cioè, 2 milioni di partecipanti, oddio, non è che la gente, cioè, la gente ha messo partecipa per meme. Assolutamente nulla, visto che stiamo parlando di un evento su Facebook, nonché di un memino. Ma questo i media mainstream non lo sanno, e quindi la reazione normale di un boomer alla notizia di un raid nell'area 51 in Naruto Run è: it's not clear the 1.1 million Facebook followers who said they are going to storm Area 51 are real and not Russian bots. Va bene, bella per i telegiornali. Il coronamento di questo strano intreccio tra la cultura di internet e i media tradizionali è racchiuso in questa clip. Me la ricordo sta clip. Action. Inutile dirlo, in poco tempo divenne un meme. E il tizio in questione rimase impresso nella storia di internet per sempre. Beh, in realtà più o meno. Dopo 2 mesi si erano tutti scordati di questa faccenda e soprattutto del tizio che ha fatto la Naruto Run in diretta TV. Ma internet funziona così, che ci piaccia o no. Well, I've been here a month ago I came here. And I was practicing my Naruto running. Anche le alte sfere militari di non so che cosa, sinceramente, a questo punto hanno messo in chiaro la loro posizione. Se questa cosa accadrà davvero, il 21 settembre ci saranno 2 milioni di fan di Naruto in meno nel mondo. Beh, però effettivamente è il riassunto. Any attempt to illegally access military installations or military training areas is dangerous. La situazione in poco tempo diventerà insostenibile anche per l'inconsapevole creatore di questo meme, che intanto partecipa a diverse interviste in TV, finché ne riceverà anche una speciale dall'FBI. So the FBI agents that showed up, they showed up at 10 a.m. They contacted my mom. Di lì a poco non poté fare altro che dissociarsi dall'evento. Prendo le distanze, dissociamoci tutti. E il post verrà. Oh, quanto è uscito bene quel Riccardo Rosario, però, che fa dissociamoci tutti. Ma infine eliminato a causa di un copyright strike di un certo Matteo. Ad oggi non si sa ancora la sua vera identità. No, aspetta, non ho capito. Dissociamoci. Ciao Cristo. E il post verrà infine eliminato a causa di un copyright strike di un certo. Cioè, ma come un post su Facebook cancellato per colpa di copyright strike da parte di Matteo? Certo Matteo, ad oggi non si sa ancora la sua vera identità. Beh, comunque è inutile creare suspense, sappiamo tutti come andò a finire. Siplof, grazie del Prime, bello, benvenuto. Punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram dei sub. Grazie di cuore per l'abbonamento, bello. Raid dall'area 51 non ci fu mai e tutta questa storia si concluse nel nulla. Sorprendentemente, il 20 settembre 2019 alle 3 di mattina qualcuno si presentò davvero alle porte dell'area 51. Certo, non erano 2 milioni. Look at the 2 million people who showed up. Non erano addestrati. Non erano convinti. Hello. Are you gonna raid Area 51? Ma erano esattamente. Are you gonna raid the Area 51? Raiderei l'area 51. Boh. Dile Tax, grazie del Prime, bello. Punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Vinti. Hello. Are you gonna raid Area 51? Ma erano esattamente il tipo di persone che mi sarei aspettato aderire ad un evento di questo tipo. Find my people. Find my... Tra vlogger. Game of limbo. Game of limbo. Don't slip. Tizi strani a dir poco. Uno con la bandiera della Corea del Nord. Just waiting on Kim Jong-un. His boys come up the street. Once they come by, good to go. Way right into it. E altri che secondo me hanno pensato, non succede. Ma se succede, meglio esserci. The raid pretty much ended, the storm is over. Comunque alla fine, una sola persona delle 150 che si sono presentate ha effettivamente superato il confine, per 5 secondi più o meno. Baba boy. Due sono state arrestate per ubriachezza molesta, di cui uno per aver pisciato nei pressi dell'area 51. E questa era davvero tutta la storia nella sua... Madonna, che palle, mi dispiace. Nell'area 51 c'è l'Omnitrix. Ah sì? Sta là? No, c'è la Ben 10 ancora. Is immeasurable. Che sappia sì. And my day is ruined.
Dove si trovava il creatore dell'evento quella notte? La notte dell'attacco in cui i suoi soldati più fedeli stavano combattendo al fronte? Era forse stato catturato dal nemico? Help, 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 help. Stava forse aspettando all'interno dell'area 51 pronto a sferrare un'offensiva? O forse non era davvero chi diceva di essere? Secondo fonti certe, il 19 settembre, un giorno prima del raid, Matt si trovava a Las Vegas. Volete sapere perché, vero? Quale faccenda poteva distrarlo dalla sua missione? Perché non si stava preparando con i suoi uomini alla battaglia incombente? Bene, vi ricordate quando vi ho detto che, dopo la visita dell'FBI a casa sua, Matt fu costretto a dissociarsi dall'evento? Dissociamoci tutti! Effettivamente questa storia stava diventando troppo grande per lui, decise quindi di fare un passo indietro. Ma sfruttò comunque la fama accumulata online, e a questo punto anche offline, per organizzare un festival, una specie di Romix ma nel deserto e a tema alieni. So I've been trying to make this into something that's positive, enjoyable and safe. Cosa potrebbe andare storto? Sembra divertente, disse A. Così non morirà nessuno, disse B. Sarebbero stati tutti felici, i fan degli alieni, i fan di Naruto, i militari che non volevano perdere il loro tempo con un branco di strani ragazzini esaltati. Tutti, tranne gli abitanti di Rachel, il luogo scelto per il festival. Allora, quindi, piano. Viene fatto il raid all'area 51, nella vera area 51 c'erano 20 persone, mentre l'organizzatore organizza a Las Vegas, nella cittadina di Rachel, tipo un festival. Una città con una popolazione di ben 54 persone che di base non voleva avere niente a che fare. 54 persone, fantastico. Fare con questa storia. Per quanto riguarda il motivo, il perché di questa strana scelta, beh, Rachel da sempre gode di una certa popolarità tra i fan degli alieni. Ci sono molti negozi che vendono gadget a tema area 51, calzette aliene, profumi alieni, feci aliene, profilattici alieni. Insomma, avete capito. In un paesino di 54 abitanti. Voleva un rave. Il solo fatto di essere nei pressi dell'area 51 è diventata la peculiarità più interessante di questo posto sperduto nel nulla. Nonché un ottimo modo per fare soldi. Soldi, esatto, in poco tempo un cittadino di Rachel pensò: ehi, ma io con questa stronzata posso farci i soldi veri. Poi un altro ancora pensò: posso vendere delle rocce spacciandole per feci aliene. Got some alien poop? Yeah, this was my wife's idea. These are all geodes from our Jersey Hill mine in Southern Colorado. Okay. E in poco tempo il pensiero di un branco di idioti ubriachi pronti a comprare qualsiasi stronzata aliena divenne sempre più succulenta. Ma nonostante questo c'era ancora qualche vecchietto che non voleva saperne nulla. Dubbi legittimi, qualcuno direbbe, tant'è che un'altra scritta okay. Che venne dichiarato uno stato di emergenza perché si temeva che Rachel sarebbe fottutamente implosa su se stessa o qualcosa del genere. Ma ormai il dado era tratto. Nessuno sarebbe riuscito ad impedire a questo branco di esaltati di avere il loro festival. Alienstock, questo sarebbe stato il nome, si sarebbe tenuto il 19 settembre nella contea di Rachel, Nevada. Si adatta benissimo sia alla cultura dello shitpost sia alla cultura dei veri e propri teorici del complotto. Queste furono le parole di Matty, che si mise d'accordo con una certa Connie West che dirigeva l'unico hotel della contea. Iniziò quindi a vendere i biglietti per quello che doveva essere un festival incentrato sugli alieni e accompagnato da musica elettronica. Ormai diventava sempre più chiaro a Matty che da questa storia avrebbe... Ma Matty prima aveva un cappellino degli Slayer e una maglietta degli di chi non mi... era tipo Ice Ninja Nails. Avrebbe potuto guadagnarci molti soldi. Ovviamente Nine anche Nails. Connie West ci avrebbe guadagnato facendo pagare i parcheggi e i posti per il campeggio. Ma qualcosa andò storto. Due settimane prima del festival, lo stesso giorno in cui Matty rilasciò questa intervista, we've got most of our major infrastructure solved already. We've got all of the deposits made, we've got it booked. Pretty much from here it's just finish leveling the land and start building. Una M spuntò sulla testa di Matty Roberts e il male si impossessò della sua anima. Ehi, ma se mettiamo caso spostassi il festival a Las Vegas, con gli sponsor e tutto il resto diventerei ricco, farei un botto di soldi, potrei anche scopare finalmente. Ed è proprio quello che fece, lasciando Connie West in balia di se stessa, dopo che aveva già messo di tasca sua $17,500, la metà di questi non rimborsabile almeno adesso. No, minchia, 17.000, oh. Cioè, sta tizia ha messo $17,000. Di tasca sua $17,500. La metà di questi non rimborsabile, almeno a detta sua. Comunque Connie decise di continuare ad organizzare da sola il suo personale Alienstock. Ovviamente spostando il festival a Las Vegas si perdeva totalmente lo spirito vero e proprio dell'evento, che a quel punto non avrebbe avuto più nessuna correlazione con l'area 51, con gli alieni o con i meme in generale, insomma. E questo tradimento in piena regola molti appassionati di UFO e alieni non lo presero per niente bene. Matty Roberts era ormai passato dalla parte dei normi. Una situazione simile a quando il tuo amichetto delle elementari con cui giocavi a Yu-Gi-Oh! Ti tradiva diventando amico dei bambini popolari che giocavano con quelle merde delle figurine dei calciatori panini.
Quindi, secondo questa versione, Matty è il villain, colui che ha preferito il vile denaro alla gloria eterna, che in questi casi sarebbe durata 2 settimane più o meno. Ovviamente, se lo chiederete a Matty stesso, vi dirà che il cattivo in questa storia non è lui, darà la colpa a Connie West della scarsa preparazione e della mancanza di sicurezza che gli impedirono di continuare la collaborazione. I'm not gonna send him out to the middle of nowhere. Where there's no infrastructure, they could flat tire, something like that. Fatto sta che alla fine si sono tenuti 2 Alienstock, uno a Las Vegas per i normi e chi voleva solo ubriacarsi, e uno a Rachel per gli outsider, per chi voleva davvero assaporare l'essenza dell'area 51 e di tutta questa strana faccenda partita da un semplice meme. All'Alienstock di Las Vegas erano presenti circa 10.000 persone, quindi almeno dal punto di vista numerico un bel successo. 10.000, sti cazzi! Adesso, mentre per quanto riguarda l'evento di Rachel, beh, diciamo che la situazione non fu così rosea. Welcome to Alien Stock in Rachel. Please, come inside. Ma porco, non c'è nessuno in questo posto di... Ma forse qualcuno si starà chiedendo perché il tizio che prima era in macchina si è trasformato in una loli. Beh, intanto smettetela di farvi queste domande inutili e riconsiderate le vostre priorità, mi verrebbe da dirvi. Brutti stronzi. Comunque, la risposta è che prima di arrivare al festival degli alieni è andato all'ospedale a fare il cambio di sesso. Puttana, mi hai scontornato male. Non è assolutamente perché non ho trovato un PNG di un tizio seduto e non avevo voglia di ritagliarlo. Baba boy. E tu chi cavolo sei? Uè, quan si bello scema, accattati sta maglia extraterrestre. Okay. A quell'evento parteciparono 2500 persone e da quello che ho trovato su internet diciamo che non furono molto felici del trattamento ricevuto sia dalle persone del posto sia dal fatto che non c'erano infrastrutture di nessun tipo, tra cui i benzinai. Buon uomo, dove posso trovare un benzinaio? Ma porco fine. Va bene, raga, cioè, video figo, molto bello, però, cioè, la storia è figa. Alla fine, vabbè, è esploso letteralmente in una, in questa cosa di editing. Vabbè, penso si era rotto il cazzo e voleva buttare un po' di stronzate, ma molto bello, l'ho apprezzato. Il video si chiama Storm Area 51. Boh, speriamo esca qualche altro video, perché comunque lo storytelling mi piace parecchio. Allora, andiamo avanti con un altro video per stasera. Questo video si chiama... B-Movie non parla di api e altri film che non hai capito. È un video di Enrico, io non so come si pronuncia il nome del canale, mi pare 151 EG, ma non ho la pronuncia esatta. Però lui è un bravissimo ragazzo, l'ho conosciuto, è un grande. Quindi adesso andiamo a vedere questo B-Movie video. Non parla di api. Quante visual? È una frase che sti io cazzi. Ho detto una volta, giusto per dire, ok, sappiamo perfettamente di che cosa parla B-Movie e non di api. E ho scoperto che tutti quanti sono convinti che parli di api. E quando chiedo, non lo so, qual è un altro tema del film B-Movie? E la risposta che le persone mi danno è, no, ma l'ecologia. I diritti. Gente, B-Movie. E quindi ho tirato fuori questo magnifico elenco di film che non hai capito. Tanto per iniziare, B-Movie. B-Movie è, prima di qualsiasi altra cosa, un B-Movie. Esatto, cioè questa cosa è proprio racchiusa nel titolo. Però Black Matt, grazie del quinto mese. E grazie anche a Diletta XX per il... Ah no, ma l'avevo letto prima. E Black Matt, grazie del quinto gli mese. Gli americani e gli inglesi sono sempre stati abituati a fare battute sulla parola api. Perché ape si dice B. E quindi diventa facile fare una battuta del tipo to be or not to be. E automaticamente tu hai creato ilarità nel pubblico inglese. Ora, la battuta con le api è abbastanza banale e semplice. La parte interessante è il fatto che qui viene usata con la parola B-movie. B-movie non significa film che parla delle api. Esistono i B-movie, che sono scritti B e poi movie. I film più famosi vengono fatti con, ovviamente, trucco, parrucco, vestiti, scenografie.
Che fine fanno tutte quante quelle cose che usano per i film? Le buttano via? No, a volte vengono vendute, ma la maggior parte delle volte, soprattutto nei tempi andati, venivano riutilizzate per i B-movie. Ovvero quei film di serie che B. Non avevano tutto il budget e le capacità, i grandi registi, i grandi nomi, i grandi personaggi, i grandi attori dei film di serie A. C'erano film di serie B che venivano fatti in modo più semplice. B-Movie vuole parlare di questi. Where's Steven? Steven, this isn't good. Nothing's working. It's like 150 degrees inside this head. All these props are garbage. Okay. Why don't you just make it a cartoon? All right. It's a cartoon! Oh, I should have been doing it like this to begin with. Now I'm ready for some acting. Magari state per dire, ma che cacchio sta dicendo? Non c'è nel film sta cosa. Certo che c'è! Vi faccio un esempio. Stuart Little. L'avete visto? Stuart Little è un film famosissimo che parla di questa famiglia che decide di adottare un topo come se fosse un figlio. E ora, il concetto è quello dell'accettazione. Quindi c'è il topolino che rappresenta un sacco di cose. Può rappresentare un disabile, un piccolo, può rappresentare un nero visto che è una cultura diversa. Ma è un topo. Che senso ha avere un gatto di famiglia e adottare come figlio un topo? Ci sono un sacco di cose che ti potrebbero venire in mente che non hanno senso. Bene, B-Movie le porta all'estremo, con questa donna che prende una cotta per un'ape e lascia il suo fidanzato umano perché vuole stare con l'ape. Un patto suicida sarebbe una soluzione. Che dovremmo fare? Io pungo te e tu pesti me. Moriresti due volte. Già, già. Cosa? Io odio Stuart Little perché... Ah, è una band metal. I Hate Stuart Little, se non sbaglio, Non sto scherzando. È una band metal. Quando i bambini che videro B-Movie ai tempi del cinema si accorsero del fatto che B-Movie rappresentava qualcosa di diverso da un semplice film sulle api, divenne un meme per questo motivo. Perché quel film è nato per essere un meme. Voi non avete idea. Cioè, ci sono delle cose dietro a questo film che non avete idea. Partiamo dal presupposto che è un film DreamWorks. E la DreamWorks aveva già fatto Shrek per prendersi gioco delle fiabe. Qui si prende gioco di B-Movie. In moltissimi film DreamWorks ci si prende gioco di qualcosa, a volte è un po' più scontato, come in Mostri contro Alieni, altre volte è un attimino più sottile, come in B-Movie. Però è sempre lo stesso concetto, il prendersi gioco di un genere. E il prendersi gioco che B-Movie decide di utilizzare nei confronti delle api è partito da Katzenberg, che rise così tanto, Katzenberg. Ma così tanto, alla battuta di fare un film sulle api, con il gioco di parole di B-Movie, che disse, ok, ma adesso lo facciamo. First of all, Jeffrey, thanks for meeting with me. I've seen all the DreamWorks animated movies. I kind of thought that a movie about bees... Hilarious. Genius. Sorry, genius. He thinks it's genius. Are we talking about the little black and yellow things? We just want to be very clear about that. Yeah, bees. Not the letter. So not the letter B. No. E voi vi siete persi tutti i trailer di questo film che sono una perla una dietro l'altra. Altro esempio, sempre della DreamWorks, altro film che non avete capito, è Kung Fu Panda. Perché all'interno... Aspetta, ok, Kung Fu Panda. Un film come Kung Fu Panda ci sono così tante cose che sembrano non avere senso. Così tanti racconti esagerati, come all'inizio con il grande guerriero che devi inghiottire prima di parlare. E un sacco di situazioni assurde. Beh, perché anche questa è una presa in giro. Questo vuole prendersi gioco dei film cinesi. Ma non dei film cinesi della... ma fino a qua c'è, che fosse una citazione ai film estremi cinesi, fino a qua c'ero arrivato anch'io. Però sì, questo qua ok, cioè che fosse una citazione al cinema cinese ok. Io amo Kung Fu Panda, anche per me Kung Fu Panda è uno dei miei preferiti se si parla di animazione. Happy Feet non lo so. Non so se lo sapete, ma la ma non si scrive così. Cinema cinese è assurda, tuttora sfornano dei blockbuster che hanno successo in tutto il mondo e poi in Italia nemmeno sappiamo che sono usciti. Però si riferisce a tutti quei film in stile Jackie Chan e anche Bruce Lee, mi dispiace dirvelo, e ogni altra opzione di attore cinese che tutti conoscono,
che giocavano su stili di kung fu che in realtà non esistono, confondendo tra loro karate, judo, arti marziali generiche, proiezioni che vengono trasformate in specie di poteri magici, quello che deve essere assolutamente il guerriero, nome di un animale figo che può essere tigre, leone, dragone, sempre inventato, che non esiste. Bene, Kung Fu Panda gioca su questo. Vuole raccontare, appunto, tramite una sorta di allegoria, quella cosa che quei film facevano soprattutto negli anni 70 e 80, ovvero cercare di pompare tantissimo su un concetto che in realtà non esiste, come lo stile del Kung Fu del panda. Esiste il combattimento in stile mantide o in stile tigre, o in qualsiasi altro stile vediate all'interno del film, ma non esiste lo stile panda. E qui ci si diverte proprio sul fatto che stavolta, anziché essere il guerriero dragone che combatte con lo stile dragone, si gioca sul fatto che in realtà sono incompetente. Sia Jack Black che fa le sue solite battute, fa un sacco crepare dalle risate. E poi c'è tutta questa riflessione sul fatto che in realtà c'è una profondità meravigliosa dietro a quel film. Perché a parte i messaggi che vuole mandare, ci sono dei riferimenti al cinema, a un'intera epoca del cinema, che sono incredibili. Poi beh, altro film frainteso è Eddie e la banda del sole luminoso. Meraviglioso film di Don Bluth. Quindi non l'ho visto solamente io questo film. Wow, io pensavo di essere... Io mi ricordo da piccolo avevo tipo un cofanetto che aveva questo qua, Charlie, anche i cani vanno in paradiso e Taro nella pentola magica, qualcosa del genere. Certo, non è il miglior film di Don Bluth e non è nemmeno tra i migliori film d'animazione mai realizzati. Ma non l'avevo capito nemmeno io in realtà. Ho scoperto il film. Ma io non me lo ricordo film, per nulla. Al compleanno di Gian Andrea, quando lui mi ha detto: ma in realtà è la vita di Elvis. Cosa? Allora, Eddie e la banda del sole luminoso si rifà a un classico Disney chiamato Chanticleer che non venne mai realizzato. C'è un video apposito per questo. E l'idea era quella di trasformare Chanticleer da un Charlie incredibile lacrime, da vero? Credere che il suo canto facesse sorgere il sole, se lui non cantava il sole non sorgeva. Poi Chanticleer è diventato anche un prodotto per cucina o per lavare. Trasformarlo in una sorta di allegoria della vita complicata e anche triste di Elvis Presley. Cazzo, è vero! Che lui ha dovuto passare nel corso della sua vita, per questo la sua acconciatura, per questo questo ragazzo di campagna che poi va in città e viene rovinato da come la città effettivamente si pone nei suoi confronti. E io non lo sapevo. Ma effettivamente, una volta che lo sai, è scontato. Cioè, io forse non lo sapevo perché non conoscevo la storia di Elvis, ma è esattamente quella. Però anche esteticamente effettivamente identico a Elvis. È semplicemente la storia di Elvis raccontata a un bambino e che cerca di dargli un finale migliore. Poi c'è Danny Gatto Superstar. Ora, so che sto tirando fuori un film che la maggior parte Danny di voi non Gatto ha mai visto, Superstar. E l'altra metà invece lo conosce semplicemente per le fan art su internet, ma quel film esiste, ok? Scusa? Ed è un gran signor film che parla di questo gatto che decide di andare a Hollywood per diventare una superstar, per diventare un attore. Quando lui arriva a Hollywood però scopre che in realtà gli animali non hanno il permesso di recitare. Sì, magari c'è qualche ruolo che possono avere, per esempio se serve proprio che ci sia un animale, come in un film sull'arca di Noè. Ma in tutti gli altri casi no, gli animali non possono fare gli attori allo stesso modo degli altri. Ora, in realtà, io questo lo conosco di nome, ma non di... Si parla di questo, beh certo, era ovvio. Ma sono i neri. Nel cinema anni 30, quello con Shirley Temple, quello di Via col Vento, i neri erano trattati in questo modo. È tutta un'allegoria dei neri, del fatto che appunto i bambini imparano a ragionare dicendo: ma Danny è bravo, sa recitare, sa cantare, perché non lo lasciano seguire il suo sogno a Hollywood? Perché è un gatto, perché sei di colore. È così che succedeva negli anni 30, mi dispiace, non che oggi sia troppo diverso, ma comunque negli anni 30 c'era davvero questo problema del: se sei di colore puoi anche saper recitare, ma a meno che non facciamo un film sugli schiavi ambientato in Africa non servirei mai. Ma come? Ma esistono i neri? Ma sono qui nella nostra società? Sono in mezzo alle altre persone? Cosa hanno di diverso per impedire loro di recitare in un film? Beh, te lo chiedi anche degli animali in questo film, dove gli animali sono un po' come in BoJack Horseman, ne sono in giro in mezzo agli umani come chiunque altro. Che cagnara!
Vediamo. Senti, tigre, ci sono delle regole. Da queste parti i gatti fanno miau. Oh, voglio solo fare ciò che amo. Come tutti. Ma sembra un doppiaggio tipo amatoriale. Ma ora vi sparo qualcosa che... Vai. Mamma mia, questo Dulcis in fondo, questo ultimo film di cui devo parlare, è un film che... mi dispiace che troppe persone non abbiano capito. Spara. Allora. Olaf. Ok? Olaf. Coming out? Non ho mai visto Frozen. Mai. Ero troppo grande quando è uscito e non l'ho mai visto. Nonostante il potere mediatico, non mi interessa un cazzo vederlo, però è da vedere? Cioè, devo vederlo per forza oppure posso continuare a pensare che sia un film per bambine? No, Lelix, non lo guarderemo insieme. Cioè, non devo vederlo? Avevi 4 anni quando è uscito. Non è vero, ragazzi, quando è uscito Frozen? È del 2013, che 4 anni! Olaf. A che serve Olaf nel film? Cioè, è lì, è un pupazzo di neve. Dà una mano in certe situazioni ad Anna. Fa ridere i bambini. A che serve Olaf? Beh, sto per sconvolgervi. Olaf serve a spiegare Elsa. Partiamo da zero. Quando sei piccolo e guardi un film, in genere capisci tutto? No, decisamente no. Ah, ed esiste pure Frozen 2. Ah. Ora, nei film Disney capita che tu crescendo ti accorga di sempre più cose. All'inizio non capisci perché Frollo ce l'abbia così tanto con Esmeralda, poi intuisci. Frozen sta cercando di mandare dei messaggi molto, molto complicati per un bambino. Perché sì, il bambino può godersela dicendo «Oh, che bello, voglio essere come Elsa e avere i poteri!» Ma è difficile che riesca a concepire una serie di messaggi morali che all'interno di Frozen puoi capire solamente da adulto. Soprattutto quando voi adulti siete quelli che hanno capito di meno e i bambini sono quelli che hanno capito di più. Perché? Perché Olaf in ogni film ha lo stesso problema che ha Elsa. Primo film, ok? Primo film. Olaf se ne esce con la canzone in cui dice di amare l'estate. Lui non desidera altro che l'estate. Siamo tutti d'accordo che se semplicemente avesse dovuto accettare il fatto che nell'estate lui non può vivere e si fosse sciolto a primavera, sarebbe stato forse un film migliore e più commovente come scena. Sarebbe stato molto carino. Ma forse non avete capito che cosa lui intende dire quando dice che desidera l'estate. Insomma, lui è nato nell'inverno. È sempre vissuto nell'inverno perché è un pupazzo di neve, ma vorrebbe l'estate. E quando lui dice di volere l'estate, noi diciamo, ma non puoi. Cioè, l'estate lo so anch'io che sembra bella l'estate. Lui descrive tutte le cose belle dell'estate, il fatto che ci sia questo caldo afoso, ma non si rende conto che lui non ci può vivere nell'estate perché si scioglierebbe. E i bambini ci arrivano. Sapete a che altro ci arrivano i bambini? Al fatto che Olaf vuole vivere nell'estate. E Elsa dice, da oggi il freddo è casa mia. Elsa vuole anche lei vivere in qualcosa che non è quello che lei ha sempre avuto. Lei vuole vivere da sola. Vuole vivere lontano dagli altri e lontano dalla responsabilità nei confronti degli altri, perché lei sa che ci sono tante cose che non le piacciono nella situazione in cui lei è sempre vissuta. Come a Olaf non piace il freddo, a Elsa non piace essere vicino a delle persone da cui si deve nascondere. Non l'ho visto. Che rischia di ferire. Non sto capendo. Del male, senza capire che in realtà lei dovrebbe accettare se stessa e farsi accettare dagli altri per quello che è, per i suoi poteri. E imparare a collaborare con loro nonostante sia difficile piuttosto che scappare dai problemi. È esattamente quello che fa Olaf. È esattamente quello che fa Olaf. È esattamente quello che Olaf impara nel corso della trama. Olaf prende il discorso fatto da Elsa, lo rende più semplice. Se state per dirmi no, ma a me sembra forzato. Va bene, passiamo al secondo. Ok? Qual è la canzone più importante di Frozen? Cioè,
c'è il secondo, io non ne avevo idea. Frozen 2. Ah, siete indecisi. Siete indecisi tra due canzoni. Tra Mostrati, Show Yourself, e Into the Unknown, Nell'ignoto. Perfetto. Allora partiamo con Nell'ignoto. Nell'ignoto ha due versioni, la versione di Elsa e la versione di Olaf. La versione di Elsa è quella in cui Elsa dice: no, io sento il richiamo, sento il bisogno di qualcosa che qui non c'è, sento che c'è una voce che mi chiama, un qualcosa che mi dice che c'è qualcosa che devo fare, ma non capisco che cosa sia. So solo che ho bisogno di andare nell'ignoto. Ho bisogno di andare in un luogo che ancora non conosco. Perché? Perché sì! È complicato come concetto. La maggior parte di voi dirà: ma perché diamine vuoi mandare a puttane tutto quello che hai fatto nella tua vita? Tutto quello che c'è stato nel primo film? Perché vuoi rinunciare a una famiglia felice per andare nell'ignoto? Sei già scappato una volta e hai scoperto che non ti piace. Che diamine stai facendo? Non lo capisci. Allora forse dovresti ascoltare la canzone di Olaf, che parla della quando sarò grande, dicendo che lui vuole diventare grande, però ha paura, perché non sa come sarà diventare grande. Perché lui sa che diventerà grande in qualsiasi caso. Ma se sbagliasse qualcosa? E che cosa significa diventare grande? Lui non vede l'ora di essere grande per capire le cose. Perché ora non le capisce. Lui ha un sacco di domande su se stesso, su come lui sia nato. Pone addirittura dei concetti filosofici. Cioè, sto capendo quello che vuole dirmi, ma non avendo visto il film, non ho idea di cosa stia parlando. Mi sa che skippo totalmente sta parte di Frozen, perché non essendo che non ho visto il film, non ne ho la più pallida idea, raga. Non ne ho la più pallida idea. Oh minchia, la prossima Poldo TV abbiamo dei video micidiali, eh. Prossima Poldo TV, video atomici, video veramente atomici. Concludiamo la live con questo video di 1 minuto e 57. Allora signori, siamo arrivati anche alla fine di questa Poldo TV. Io vi ricordo che fra 4 giorni, ovvero il 20 giugno, questo lunedì, uscirà il merchandising ufficialmente. Apriamo il Poldo Store, quindi mi raccomando, seguite la pagina Instagram poldo.merch, mi raccomando, perché là trovate tutte le informazioni, se no scrivete punto esclamativo merch in chat per avere più informazioni. Grazie ancora a tutti quelli che hanno fatto la sub, noi siamo arrivati alla fine di questa altra nostra live serale, noi ci vediamo domani alle 20.30 con una cosa molto importante, tenete d'occhio Instagram domani mattina. Lo dico cosa ci sarà domani, Ve l'avevo ve l'avevo promesso da tanto. Signori, domani Abbo Hotel. Domani, signori, ride ad Abbo Hotel, finalmente, dopo un sacco di tempo che ve l'avevo promesso. Domani ride ad Abbo Hotel. Era il robo dei 700 sub. Quindi domani ride ad Abbo Hotel, signori. Preparatevi il vostro account su Abbo. No, non è vero, fatelo domani, perché vi dovrò dire io il nome sul momento. Domani alle 20.30 sul canale di Poldo, ride ad Abbo Hotel. Evento storico, evento nucleare, si salta Pandora, ma si fa il ride ad Abbo Hotel. Amici, compagni, buonanotte. Ci vediamo domani alle 20.30. Da chi vi lancio? Fatemi vedere un attimino da chi lanciarvi. Vi lancio da Vic, mi va. Vi lancio da Vic che sta su Minecraft. Ragazzi, buonanotte. Ci vediamo domani alle 20.30 e seguitemi su tutti i social. State attenti al lancio del merch il 20 giugno e domani esce su Poldo Gaming un episodio di Pandora. Quindi vabbè, c'è un po' di roba da fare. Buonanotte ragazzi, ci vediamo domani e dormite bene, mi raccomando, dormite bene. Mi raccomando, non sognate Lion VGF che pratica qualcosa di strano con uno struzzo.